Il fiume Metauro e il torrente Arzilla sono due corsi d'acqua che hanno bisogno di una manutenzione continua, pena il verificarsi di drammatiche esondazioni che non sono mancate in passato. 15 anni fa è debordato il Metauro a Tombaccia, allagando case e campi. In precedenza lo ha fatto anche l'Arzilla, ponendo sott'acqua i primi ambienti delle abitazioni che si trovano vicino al torrente. Questo ora non deve più accadere, soprattutto perché i rapidi capovolgimenti climatici rendono la situazione ancor più pericolosa. Questa mattina l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi, insieme all'ingegnere Ennio Palma, ha convocato una conferenza stampa sulle sponde del Metauro nei pressi della foce, dove sono in atto poderosi lavori di innalzamento dell'argine, proprio a difesa degli insediamenti vicini. Si rafforzano i margini dalla foce al ponte dell'autostrada. Lavori assolutamente importanti di consolidamento, pulizia, consolidamento, ma anche innalzamento dell'argine destro del fiume Metauro dal ponte della Nazionale fino a quasi al ponte dell'autostrada. Quindi prevenendo un po' questa situazione, pensando anche ai fatti che sono avvenuti anche in altre zone qui del territorio delle Marche, prevedendo potenziali pieni, abbiamo pensato di rivisitare questa parte di argine che è stato comunque, ripeto, consolidato, innalzato, adesso è del tutto in sicurezza. Stiamo lavorando anche sul lato sinistro, sulla parte nord, e una parte già realizzata. Lì non si arriverà, non era previsto arrivare fino al ponte Metauro, ma vediamo se c'è qualche risorsa, magari visto che siamo, come si dice, sul territorio, proviamo a vedere se anche lì si può ulteriormente ampliare l'area di intervento, anche dalla parte nord. Con quale finanziamento, soprattutto quando saranno terminati i lavori? Il finanziamento è un finanziamento della Regione Marche di 700.000 euro, che l'ha detto una ditta del Maceratese, si è aggiudicata per 470.000 euro, con un considerevole ribasso d'asta. I lavori devono essere terminati entro ottobre del 2023, quindi il prossimo mese, e credo che ci siamo ormai alla fase finale. C'è stato sì un pochino di ritardo, perché sono iniziati i lavori, poi sono stati interrotti perché giustamente il mese maggio, giugno e luglio dello scorso anno, quando la ditta si è insediata, non si poteva entrare nel fiume perché era il periodo di nidificazione della fauna selvatica. Poi nel momento di dover riprendere si sono resi conto che avevano dei problemi per il reperimento di materiali o qualcosa di questo genere. Effettivamente c'è stato un dilungarsi un po' di qualche mese, però i tempi tutto sommato sono stati rispettati, entro il prossimo mese, così come era previsto, saranno anche terminati.